confesso, è solo un toner. Fatto in dolore. Succede anche qua. Cioè, sei a metà dell'incrocio e quelli che passano, quegli altri che passano e tu stai ferma all'incrocio. Ah no, però siamo passati. Caffè della domenica mattina. Do you wanna see what I do? If you sing, I will show you what I do. E oggi per la prima volta indosso un cappotto di Max Mara, che ha 32-33 anni. Allora, forse non è di moda, ma mi sento tanto glam. Ce l'ho in nero e in color cammello. Ecco. È un pezzo, yeah, but we have to sing again once all together, yeah. È un pezzo, è un vecchio pezzo filippino, una musica bellissima che è stata ripresa da Black Eyed Peas, ed è bellissimo, ma lui è timido, he's shy, he cannot sing. I have another girl who is able to sing. He's very shy. Kelly, Maria. Yeah, come on, again. Paola. Chi è? Ciao. Come on, again. La pitmana kai figa. You come. You come too. Please help him. Yeah, please. Yung kay ano. Yes, you. Yeah, again. I cannot. It doesn't matter. Lapit mga kaibigan at nakinig kayo sa pinto na mga mangyayaring magaganap sa lupa kong pinangako. He's the only Filipino who's not able to sing at all. Yes. He's the only Filipino I ever met in my life. All the Filipino are so good and great singer. Veramente, tutti i filippini sono bravissimi a cantare. He's both shy and not capable. No, he's capable, just shy. Yeah. We'll sing another time together with the other girl. I don't remember her name. Lizelle. Lizelle is out today, is off. No, she's working later. Later. Okay, I will pass by later. Okay. Say hi. Che bello, mentre ero lì a prendere il caffè, ho fatto due incontri di due ragazzi che non vedevo da tempo. Proprio bellissimo. Uno napoletano e uno toscano. Il ragazzo ovviamente non ho, no, per discrezione ovviamente non ho ripreso, ma il napoletano mi ha fatto morire, cioè, ha 37 anni adesso, si era pure sposato, separato, tornato, ed era uno di quei ragazzi matti che ha fatto le cose più assurde, proprio più assurde. E poi ho incontrato il ragazzo toscano che adesso di anni ne ha 38 e lo seguì perché suo padre mi conobbe tramite altre persone, lo seguì, arrivò in Cina che aveva 23 anni e per seguire un po' il lavoro del padre, 23, e era a casa di cinesi. E il, evidentemente era disperato, così il padre mi trovò e vabbè, lo fece venire a casa mia a dormire qualche giorno finché poi a fare le docce come si poteva e doveva, e poi gli trovai una soluzione, un accommodation. Ed è stato bellissimo, Dio mio, tutti questi anni, cioè vederlo uomo così grande. Poi veramente negli anni ci siamo sempre incontrati, ovvio, però
poi lui 4-5 anni fa ha chiuso proprio l'attività qui e faceva avanti e indietro e quindi passava poco a Shanghai, ma mi diceva appunto che spesso mi pensava come la sua salvezza di quegli anni. Bellissimo, è un incontro molto bello, mi è piaciuto molto. Gli unici selfie che riesco a fare in video. Lei sta camminando tanto oggi, sono contenta, è freddo ma non umido. È tardi, non ho pranzato. Sinceramente avevo voglia di una bella insalatona. Tory Burch. Ma Tory Burch non mi sembra sia una gran passione in Italia. Mi sembra. Ah, Abercrombie & Fitch. Ho trovato i miei working pants rossi, blu, un paio verdi di Abercrombie, bellissimi, sempre hanno anni. Come faccio a buttare queste cose? No, ogni tanto li indosso, per esempio adesso andrebbero bene anche con un leggings sotto, perché ovviamente sono in cotone, che sono molto larghi. All'insalata ci sono quasi arrivata. Stiamo innaffiando, non si guinzaglio. Ho detto che non faceva freddo, no, adesso ci sono agli incroci, c'è freschetto. Però è salutare. Uccellini nel centro della città. Che fai? È presa da tutto ciò che incontra, che abbia delle similitudini con un albero, un moscerino. Moccioloso, mocciolosa. No, vabbè, era un po' di giorni che mangia e dorme, chiattona. Hola, la mia amica! Come stai, Rafael? Ciao! Raffaele è una pioniera di Shanghai, è francese con una mamma italiana, piemontese. Credo che è arrivato un anno o due anni dopo di me, e anche lei è un'istituzione. C'era quel periodo che avevamo entrambi i capelli rossissimi,
E niente, è stato bello, ci vediamo ogni tanto, sì, perché lei viene in palestra, ancora viene in palestra qui, in questo posto. E quest'anno mi diceva che ha fatto, dice, dopo 18 anni che vengo qua, mi sono autoscontata, cioè per un anno non ha pagato la FIE, gliel'hanno accordata, perché la FIE è molto costosa. E ha fatto bene, cioè è una trascinatrice. Vabbè. Lei in pratica ha visitato il mondo perché suo papà era di carriera diplomatica, quindi credo che solo l'infanzia e un pizzico dell'adolescenza l'abbia vissuta in Francia e poi Russia, Marocco, poi Shanghai e così. Ok, ho ordinato la mia insalata e sono le 4:15. Ecco la mia insalata. Allora abbiamo cipolla, avocado, formaggio, petto di pollo, pomodori, uova sode e bacon. E qui c'è un dressing. Ok, buon appetito. Sarà pranzo cena, non lo so, ma quello che io mangio quando pranzo. Ho cercato di evitare la cipolla, ma l'unica cipolla che ho evitato è quella. Però si sente? No. Però ho tutta l'insalata fra i denti. Buona.